Benvenuti al palazzetto di Nettuno per la sfida tra la capolista Lele Nettuno contro il Latina Futsal. La Lele Nettuno capolista sfida il Latina in una sfida ostica nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C2, Girone C. L'andata finì 7-3 per la Lele Nettuno, che però deve essere al corrente della difficile partita che dovrà affrontare quest'oggi. Tutto pronto per iniziare, ultime. Può partire Tullio, Mameli subito avanti, Tabanelli, vero, Scarpetti, ancora Tabanelli, subito ottima la giocata e l'azione da parte della Latina Futsal, che parte con coraggio. Molto bene Mameli, si anticipa De Petris, tiro, ottimo l'intervento da parte del 96 Tullio, prova la giocata, ottimo l'intervento da parte di Oria, contropiede per l'area di Nettuno, Mastroianni, punta Tullio, ancora Mastroianni, tiro, Tonini allontana Mameli e allontana successivamente Tullio. Mastroianni scambia con De Franceschi, ancora De Franceschi, punta Tullio, entra in mezzo al campo De Petris, tiro, ottimo l'intervento e poi allontana, la gira Coronato, ancora, chiude molto bene De Franceschi contro piede, 2 contro 1 De Franceschi, palla dentro, De Petris, De Franceschi, salvataggio sulla linea da parte di Mazza, vicino all'autogol però, occasionissima per la Lele Nettuno. De Carolis, numero da parte di De Carolis, che prova il tiro, deviazione, altra occasione per De Carolis. De Carolis, Mameli, cincinnato dedo, De Carolis, molto bene ancora Tonini, che... tutto solo, rete, rete, gol della Latina Futsal con il capitano Mameli, in vantaggio la squadra di prima. Che azione da parte della Latina Futsal, che va vicino al raddoppio. Rete, rete, gol di Origlia, risponde subito la Lele Nettuno che rimette in parità i giochi. Origlia, Coronato di prima, Tatiana Cristofoli, si gira, Lograsso, che intervento. De Franceschi, finta molto bene da parte di Franceschi, Origlia, però dentro De Franceschi. Ottimo l'intervento da parte di Tonini che effettua una parata straordinaria. Palla dentro, contropiede Origlia, Origlia contro Cristofoli, addirittura un 3 contro 2. De Petris, palla dentro, ottima la chiusura da parte di Mameli. Fischia l'arbitro, va Mastroianni. Cerca dentro, rete, rete. Golazo da parte di De Franceschi col tacco. Ottima però l'idea da parte di Mastroianni. Vantaggio per la Lele Nettuno. Vantaggio direi più che meritato per l'inizio del secondo tempo da parte della capolista. Caruso va subito per De Petris, tutto solo, ottimo intervento ancora da parte di Tonini. De Petris la gira, Origlia, palla dentro, De Petris sul punto di battuta, ancora il numero 8 Mastroianni. Mastroianni, tiro, ancora rete, rete, bellissimo il gol da parte di Mastroianni che porta il punteggio sul 3-1 per la Lele Nettuno. Di prima per Tabanelli, ancora per Mameli, prova ad andare, la palla sfiora e palla va sul fondo, va Tabanelli, tiro, la palla sfiora e palla va sul fondo. Origlia, tiro, rete, rete, gol di Origlia, 4-1, 4-1 per la Lele Nettuno che chiude i giochi, ancora con Origlia. E finisce qua la Lele Nettuno, si conferma di essere la capolista e batte 4-1, un bel Latina Futsal.